All'inizio di questa settimana santa che ci porterà alla Pasqua, oggi siamo venuti a Gestoli per una settima edizione della Sagra dell'Asparago, una tradizione qui a Gestoli decennale che già dagli anni 70 ha visto l'esportazione di questo prodotto sardo di zona, e incontriamo il primo cittadino, Emilio Serra, e vi ricordo il sindaco più giovane della Sardegna. Sindaco, siamo qui oggi, una settima edizione, sono già 10.000 le persone che sono venute qui in paese per questa sagra. Sì, siamo qui per questa grande festa del paese che parte da un elemento identitario, quello dell'asparago, che ha contraddistinto la tradizione di Gestoli per decenni, forse per secoli. Un elemento che ha sempre generato economia, un proficuo indotto e che ha portato Gestoli a essere conosciuto anche oltre il mare. Un paese che si è animato con hobbisti, mostre, presentazioni di libri, ma soprattutto diversi box con prodotti tipici, quindi l'asparago è un po' da traino. Sì, l'asparago penso che sia l'elemento insomma più caratteristico, no? Nel senso che insomma cresce spontaneamente, non è un OGM, non proviene dalla grande distribuzione, viene dalla fatica dei nostri giovani e dei nostri anziani che portano avanti questa tradizione. A fare da contorno tanti prodotti tipici, tanto artigianato, le maschere tradizionali, tanta musica, insomma abbiamo fatto una bella festa. Ricordiamo che qui c'è la giara, uno dei fiori all'occhiello della Sardegna, ma soprattutto una biodiversità che è disponibile tutto l'anno. Sì, un sito unico, più che raro unico, che oggi apriamo insomma ai turisti anche attraverso un servizio di guide, di bus navetta che li porteranno sull'altipiano a poter godere della presenza dei cavallini e di questo splendido panorama che la Giara offre soprattutto nella primavera, insomma dove dà il massimo del suo splendore.